Beh, questa è un'emergenza che negli ultimi, diciamo, 12-18 mesi è esplosa, in tutta la sua virulenza. Il tema della povertà energetica colpisce delle fasce di popolazione che sono diverse da quelle tradizionali. Noi siamo abituati a confrontarci con tutta la tristezza del cuore, ma con quella che era la povertà alimentare, piuttosto che la povertà educativa, ce n'era tante. La povertà energetica è un concetto che ci apparteneva abbastanza poco. Fino all'altro ieri, povertà energetica spesso voleva dire non riesco a riscaldarmi piuttosto che ho dei problemi a pagare una bolletta. Oggi, la povertà energetica è un'altra cosa. Dopo il Covid, si vive anche di istruzione a distanza, di lavoro a distanza, di telemedicina. Si vive in una situazione dove non poter avere una sufficiente dotazione di energia in realtà noi diciamo che ti fa sparire dalla società. La società non ti vede più perché non lavori, perché non studi, perché non sei più un cittadino. E questo nessuna società può permettersi che accada.